Marcello, nella puntata di oggi faremo conoscere agli amici che ci seguono la beccaccia, la regina dei boschi. Sì, in effetti, la beccaccia è un uccello molto particolare che viene da noi a svernare, quindi arriva a ottobre e poi nel mese di marzo, massimo aprile, va via. Ne arrivano circa 150.000 esemplari ogni anno. Quali sono le caratteristiche principali? Beh, le caratteristiche principali sono un piumaggio altamente mimetico e un lungo becco che è molto sensibile, con la quale questo uccello riesce a sentire sottoterra la presenza di insetti, vermi, dei quali è molto golosa. Ah, è golosa di vermi? Sì, certo, quindi si nutre soprattutto di questo, diciamo, di insetti. Qualche curiosità su questo animale? Allora, come dicevamo prima, la beccaccia è chiamata anche la regina dei boschi. Perché? Perché ha un modo di volare molto particolare, quindi compie delle strettissime virate, quindi è difficile anche cacciarla e per questo anche i cacciatori gli hanno dato questo nome di regina dei boschi. Marcello, ma è vero che la piuma di quest'uccello, la penna, veniva utilizzata proprio dai pittori per ritoccare un tempo quelli che erano proprio dipinti? Sì, infatti la beccaccia ha una particolarissima penna, che è poi quella che gli serve per fare queste strette virate nel suo volo, che si chiama proprio pennino del pittore, perché anticamente veniva utilizzata dai pittori per ritoccare i particolari dei loro dipinti. Sì, infatti nei film ho questo ricordo dei pittori che dipingevano questi quadri, ma come li trovavano poi? Cioè nel senso... Beh, vabbè, siccome anticamente le penne venivano utilizzate sia per scrivere che per fare altre cose, avevano visto l'utilità di questa penna per ritoccare proprio i particolari per quanto era sottile e precisa, quindi la veniva utilizzata proprio per il particolare, non per il dipinto in sé per sé, ma per il particolare del dipinto. Grazie Marcello per averci anche oggi elencato quelle che sono un pochino le curiosità di questo animale davvero particolare. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.